Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Oggi vi farò vedere dei piccoli trucchetti su Lightroom per poter gestire le immagini. Pronti? Dai, seguitemi. Allora ragazzi, prima di tutto apriamo Lightroom Classic. Dentro Lightroom Classic io vi ho preparato una selezione di immagini, e se volete vedere come io seleziono l'immagine nel workflow per riuscire a identificare le immagini che andranno a finire negli highlight, nel blog e sui social network subito in un colpo d'occhio, semplicemente con un click, fatemelo sapere nei commenti qua sotto, va bene? Intanto adesso queste sono le immagini che vi ho selezionato. A quel punto, dal modulo libreria andiamo direttamente dentro al modulo stampa. Dentro al modulo stampa voi avete già dei template che Lightroom vi dà a disposizione. Questi template, per esempio, possiamo partire tranquillamente con il primo, il 4x6, che è immagine singola. A quel punto cosa si va? Si va qua sotto nel bordo in basso a sinistra con l'impostazione della pagina. Impostazione della pagina, andremo a cliccare su impostazioni pagine, a quel punto scegliamo aggiungi. Aggiungi, cosa gli daremo? Gli daremo, cliccando due volte, un nome, per esempio, immagini per Instagram. E a quel punto noi sappiamo che Lightroom lavora bene con delle immagini bordo lungo a 1088 pixel, perché è fondamentalmente le linee guida che dà Instagram per poter far sì che le immagini non vengano ridimensionate in automatico. A quel punto noi sappiamo che 1088 pixel in centimetri sono circa 9,20 cm, e di conseguenza noi andremo a inserire dentro 92 mm sia per la larghezza che per l'altezza. Immagini li andremo a portare tutti a zero e clicchiamo su OK. Di nuovo su OK. A quel punto noi vedremo che il nostro quadro, la nostra pagina è diventata quadrata. Andiamo qui in alto a destra e togliamo la spunta sia su Zoom to Fill che su Rotate to Fit e portiamo tutti i margini a zero. Aumentiamo la nostra cella fino a tenere le massime dimensioni, e a quel punto noi avremo, come vedete qua, io vi ho scelto un'immagine in verticale e poi altra in orizzontale. Perfetto, in automatico vedete che le immagini vi sono state adeguate con le fatidiche bande bianche che vi danno la possibilità di inserirle all'interno di Instagram senza essere croppate. Nella parte qua skippiamo tutto quello che sono le guide. Potete eventualmente inserire dentro gli attributi di pagina, eventualmente, che vi posso dire, per esempio in un'immagine orizzontale potete identificare, per esempio qua, le vostre iniziali per avere un watermark o comunque qualcosa. Perfetto, a quel punto voi potete tranquillamente inserirle. Perfetto, andiamo a inserire e potremmo eventualmente metterle qua in mezzo. Io sinceramente è una cosa che a me non piace. Scendiamo sotto e dovremo andare a identificare con stampa il nostro lavoro, dove non sulla stampante ma su JPEG file. JPEG file, la risoluzione possiamo tranquillamente lasciarla a 300 ppi. Lo sharpening, per quanto riguarda le immagini su Instagram, meglio lasciarlo su alto. Io invece, come tipologia di media, lascio matte come tipologia di impostazione. La qualità di JPEG potete giocare tranquillamente tra un 80 e un 90. Diciamo che possiamo lasciarlo su 90. E poi tutte queste altre impostazioni, naturalmente il profilo colore lo mettete su sRGB, che è l'impostazione colore per quanto riguarda le immagini che devono essere messe sui social, e facciamo print to file. Quindi nel frattempo, come al solito, ho ridotto le immagini. Eccoci qua di nuovo con le nostre immagini. Qua riportiamo 90 sRGB. Quando facciamo su stampa file ci chiederà dove mettere le nostre immagini. A quel punto noi possiamo creare una nuova cartella con su scritto prova immagini internet e a questo punto inserire il nome file. Possiamo scegliere, per esempio, che ne so, engagement
Varese. E a quel punto tutte le immagini avranno quella denominazione. Andiamo a prendere quindi la cartella che ci si sta andando a creare. E come vedete, le nostre immagini sono quadrate e pronte per Instagram, con una risoluzione di 1086x1086, quindi Instagram non le andrà a ridurre. E fondamentalmente abbiamo fatto il lavoro su tutte le immagini pronte per i nostri social. A questo punto le immagini noi possiamo tranquillamente o caricarle su programmi tipo Later, che ci danno la possibilità di gestire naturalmente la pubblicazione delle immagini su Instagram, oppure passarcele sul nostro cellulare e a quel punto caricarle direttamente noi sul nostro profilo Instagram. Spero che questo piccolo tutorial veloce veloce vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto se vi è piaciuto quello che vi ho detto. Ci saranno altri 1000 tips and tricks che vi potranno di sicuro interessare. Restate sintonizzati, perché settimana prossima andremo a provare un nuovo Flash Godox. Non è uscito da giorni, ma è uno degli ultimi Flash Godox che c'è a disposizione, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Ciao ragazzi, alla prossima.